Grazie per la linea Salvatore D'Angelo. Dunque, ritorna l'appuntamento nel nostro telegiornale della rubrica di approfondimento legale. Abbiamo con noi l'avvocato Vincenzo Spinelli. Buonasera avvocato, grazie di essere qui, laureato all'Università di Bologna. Oggi parliamo di diritto di famiglia e in particolare del mantenimento economico in caso di divorzio e di patti prematrimoniali, argomento di grande attualità e di cui sentiamo spesso parlare. Allora, iniziamo con chiedere all'avvocato che cos'è l'assegno di mantenimento e come si calcola in caso di divorzio. Sì, innanzitutto Nello, ben ritrovato. Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento, ovviamente non si può non partire da quella che è la legge sul divorzio del 1970, che all'articolo 5 attribuisce il diritto al coniuge che non sia dotato di mezzi adeguati ad avere appunto un assegno di mantenimento. E al riguardo, diciamo, il parametro di riferimento, proprio la formula linguistica, e mezzi adeguati, e questa disposizione nel corso degli anni è stata anche oggetto di specificazioni da parte della giurisprudenza, anche della Corte di Cassazione, perché a partire dal 1990 si è creato un orientamento consolidato che è stato applicato fino al 2017, in virtù del quale quando si calcolava l'assegno di mantenimento bisognava tener conto di quello che era il tenore di vita svolto durante il matrimonio, quindi mancanza di mezzi adeguati significava che ci volevano dei mezzi che permettessero di svolgere il precedente tenore di vita. Se mancavano questi mezzi, allora il parametro era appunto il precedente tenore di vita. Quindi anche se ad esempio la moglie aveva un proprio reddito, però quel reddito non era sufficiente ad esempio a fare quello che facevi in precedenza, allora ciò veniva in rilievo ai fini della quantificazione. Quindi se la moglie era stata abituata ad andare al ristorante tutte le sere, ad avere qualcuno che l'aiutava a fare le faccende domestiche o comunque a fare vacanze ogni anno in località anche costose, si teneva conto di tutto ciò. Questo fino al 2017, quando ad un certo punto la Corte di Cassazione introduce degli orientamenti diversi, quindi ripudiando questo del precedente tenore di vita e affermando che per valutare l'assegno di mantenimento, sia per quantificarlo ma soprattutto per stabilire se un coniuge aveva diritto o meno all'assegno di mantenimento, bisognava tener conto solamente del criterio dell'autosufficienza economica. Se un coniuge era autosufficiente, cioè aveva un proprio reddito, l'assegno di mantenimento veniva meno. E quindi non si teneva conto di un'eventuale disparità di redditi tra un coniuge ed un altro. Quindi anche se ad esempio avevamo una moglie che guadagnava 1.500 euro e il marito dall'altro lato 15.000 euro, quei 1.500 euro rappresentavano un proprio reddito, quindi non davano diritto all'assegno di mantenimento. E peraltro Nello, questo orientamento è stato pronunciato proprio con riferimento a taluni personaggi noti, in particolare politici, che sono sia Silvio Berlusconi per quanto riguarda il suo divorzio, sia un ex ministro che è il ministro Grilli dell'Economia, che è stato ministro dell'Economia. Tuttavia questa spaccatura all'interno della giurisprudenza ha fatto sì che intervenissero le sezioni unite della Corte di Cassazione, che è un organo giurisdizionale che interviene laddove si creano dei contrasti, proprio per cercare di portare ad una certa unità di orientamento. E le sezioni unite in realtà hanno detto che questo criterio dell'autosufficienza in realtà neanche era corretto, perché finiva poi per ledere taluni principi come la solidarietà tra i coniugi, che continua a sussistere anche in caso di divorzio. E in particolare, secondo la Cassazione, bisogna continuare a guardare se ci sono delle disparità economiche tra i coniugi e chiedersi perché ci sono queste disparità. Se queste disparità sono dovute ad una differenziazione dei ruoli, perché per comune accordo, ad esempio, il marito si è dedicato al lavoro e la donna si è dedicata al lavoro prettamente casalingo, però in ambedue i casi si è dato un contributo alla famiglia, questa disparità di trattamento verrà in rilievo e l'assegno di mantenimento dovrà correggere questa disparità di trattamento, quindi in maniera indiretta si ritorna al precedente tenore di vita. Però con un maggior, come dire, sì. Si guarda però a una maniera diversa, sì, a tutto questo. Non è più automatico, sì, ma bisogna fare una certa indagine, certo, una certa verifica. Io mi metto invece nei panni di chi, imprenditore, ma anche un semplice impiegato, che magari va in difficoltà economiche o perde il posto di lavoro. Sì.
mica è costretto a tenere, a pagare sempre lo stesso assegno. Se cambiano poi le condizioni di vita di un soggetto, in questi casi è possibile poi chiedere una revisione dell'assegno di mantenimento proprio per dei fatti sopravvenuti che non esistevano al momento della quantificazione. Spesso sentiamo, quando parliamo di cronaca rosa, quando ci interessiamo di VIP, di attori, imprenditori importanti che però arrivano dagli Stati Uniti o da altri paesi non italiani, un paese non italiano, si parla di accordo prematrimoniale, si mettono d'accordo prima, magari se divorziamo si fa così, si fa in quest'altro modo, ma in Italia è consentito questo, è consentito il patto prematrimoniale? Il patto prematrimoniale, appunto, con cui già si stabilisce prima del matrimonio che cosa accadrà in caso di divorzio, nel nostro ordinamento non sono ammessi in Italia, perché c'è una certa normativa, che è quella di cui abbiamo parlato prima, che vuole proteggere il coniuge economicamente più debole, quindi ci sono dei diritti forti che non si possono cambiare con un accordo, e quindi i patti prematrimoniali da noi sono nulli. Quindi una scrittura privata che tra due persone fanno prima non ha nessuno. No, se c'è una convivenza invece è possibile fare un qualche cosa e vengono i patti di convivenza, proprio perché in questo caso diciamo colui che non è sposato ed è economicamente più debole non ha una protezione legale, in questo caso è possibile intervenire, diciamo, scrivendo qualche cosa, appunto. Bene. Grazie Avvocato, grazie, Spinelli, grazie per questi chiarimenti, che con l'aumentare delle sentenze di divorzio è diventato ormai il pane quotidiano, certo, no? Sì. Sia per voi avvocati ma anche per l'opinione pubblica e per chi purtroppo in queste situazioni viene a trovarsi. Grazie a voi per averci seguito, la linea torna al telegiornale.